All'epoca avevo 15 anni e ero studente da privatista perché, essendoci la guerra, i tedeschi in casa, no, le scuole erano chiuse. Come tutti gli italiani, sono stato balilla. Eravamo balilla e partecipavamo, pur essendo ragazzi di 8, 9, 10 anni, ai sabati fascisti, in cui si organizzava la pre-militare. E partecipavamo tutti i sabati a questa attività pre-militare. Evidentemente il fascismo si preparava alla guerra. Nella Valle di Comino, come in tutta Italia, ci fu entusiasmo per i primi 2 anni della guerra e infatuazione. Nell'aprile, maggio del 44, quando si sapeva da 2 anni che la guerra era perduta, allora i fanatici fascisti di Alvito continuavano a credere nella vittoria finale. Beh, ma Giuseppe Testa era uno studente straordinario, ha avuto un professore straordinario e che gli ha formato il carattere, figlio di un maestro e di una signora che apparteneva alla nobiltà abruzzese della Marsica. Si erano trasferiti a Roma. Lì lui aveva frequentato un istituto tecnico, ebbe la ventura di incontrare questo professore che inculcava negli alunni il senso della libertà. In epoca fascista era importante, era il valore più grande, anche oggi. La libertà è il valore più grande, vero? Poi con la guerra loro si illudevano, andiamo a Morrea, una frazione in montagna, e lì possiamo evitare i bombardamenti, possiamo evitare tante cose, mai a pensare che Morrea poi potesse diventare una trappola mortale. Morrea in montagna, una frazione di San Vincenzo Valle Roveto, era diventato un luogo di transito dei prigionieri di guerra che stavano nei campi di Sulmona, di Avezzano, nel settembre del 43. Questi militari alleati evasi e i soldati italiani sbandati, è vero, avevano bisogno di assistenza e Don Savino fece un comitato composto da lui che lo presiedeva, Testa, Casalvieri e un altro di cui ora in questo momento mi sfugge il nome. Giurarono sul Vangelo perché era previsto da Don Savino la cattura. La loro ca possibile cattura si era maledettamente infiltrata poi non nel comitato ma nel paese e aveva conquistato la fiducia delle persone, anche di Don Savino, una spia che poi non si è mai saputo troppo bene se fosse tedesca o italiana fascista. Questa spia riferiva tutto al comando tedesco ed aveva carta bianca da parte del comando tedesco che stava a Civita d'Antino. Testa però aveva un coraggio da leone, gli altri avevano avuto una formazione fascista e basta. Testa si era giovato di una formazione ispirata alla libertà ed era più coraggioso. Un giorno pare che affrontasse questa spia con una pistola in mano. Questa spia si è messo paura, forse si è vergognato di aver avuto paura, non l'ha perdonata. La mattina mi pare del 23 marzo. Molte divisioni di tedeschi
accerchiarono Morrea e andavano cercando anche dei militari inglesi e in particolare Dutton, che era rifugiato in casa Testa. Furono presi il sacerdote, furono presi anche Gemiti e Casalvieri. Stando a quanto si sa, non parlò nemmeno Don Savino. Vennero poi liberati sia Don Savino sia Gemiti e venne trattenuto solo Testa, con tutto una sceneggiata macabra, quasi, è vero, lo legarono, lo portarono, è vero, lungo le strade, è vero, così legato, insomma, lo torturarono, poi lo condannarono a morte. Quelli più piccoli pagano sempre per quelli più grandi. Praticamente ha condannato a morte fu formalmente un tribunale tedesco, ma in sostanza la spia fece tutto, fece il pubblico ministero, tranne che la difesa fece tutto, quindi aveva diritto di vita o di morte. Poi fu trasportato in un carcere che c'era, allora si chiamava la Madonna della Stella. Da lì poi fu trasferito alle carceri d'Alvito, perché Alvito era l'unico paese della valle di Comino, tra Sora, insomma, a sud di Sora, dove non si era sfollato, da dove non si era sfollato e dove c'era un comando tedesco, è vero, e dove c'era un maggior sentimento fascista. E quindi vedi, il fanatismo ideologico non è solo quello oggi dei musulmani, è stato pure quello, che posso dire, di nostro, è vero, nella nostra zona, è vero. C'è un fascismo strisciante e perenne, non solo in Italia, ma nel mondo intero. Il fascismo strisciante e perenne è pericoloso, come tutti gli estremismi.